Brava, 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 bravissima! Mi è piaciuto! Moltissimo! Caspita, ma ricordo come se fosse mo quando sono detto per la prima volta la norma con Papo Sangalla. Che saccio, quando Normi ad Algisa cantavano quel duetto con quelli piccirini, io mi sono detto per carne, pacuno, pacuno, e mi mettete a chiamare, a così forte, ma a così forte, capo scuola mi avete a nascondere in due palco. È vero, piaceri che le opere moderne fanno provare ben di rado. Ma perché le musiche nuove non vi piacciono? No, non tanto, la verità. Le musiche antiche sono una cosa, ti fanno chiagnere, ti fanno pensare a tante cose e a volte ti dice una parola d'amore. E vi sapete si parola d'amore? Io. E chi è che non ne sa? Io sono pronto a ripeterle. Sì. Sì? Si stessimo sulla. Uè. A proposito, sono due o tre giorni che non vedo a Don Felice, ma che è stato? Neppure io l'ho visto, ma penso che sia impegnato per un concerto che ha domani sera. Voi come sapete, lui è molto bravo, suona molto bene l'ottavino. Ah, sì. Ma recita la verità, non è un bravo giovine, eh? Ma che vuoi da me? Hai messo Don Felice non mi dà mai l'aspetto di un uomo. Ma pare che il figliolo zetella, sempre tutto preciso, tutto meticoloso, no? Ma quando mi piace? Eppure guardate, voi volete da così inceppata, a così curioso. Ma chi lo quando so poco sono cose pazze. E vi posso assicurare che è veramente bravo ed è anche istruito. Come? Chi lo fa pure verso? Ma chi fa pure verso? Ma che state dicendo? Chi l'hanno tu? Ma figuratevi quando ci fui presentato, appena tra sette se facessi scappo qua per la mano, un truppo carino da una seggia, per salutare i ricetti, buongiorno signori, poi si faceva russo russo con mano mamma mia, quanta esagerazione, quanta bestialità. Intanto lo vogliono bene tutti, tutti. Che le pure a papà sta tanto simpatico. Sentite, ma che è tardi, Don Gennaro non si vede. È vero. Intanto è tardi e Don Gennaro non si vede. Eppure mi aveva detto che sarebbe venuto qua, immancabilmente, che io l'avessi aspettato. Eppure a me mi ricetta la stessa cosa. Sì, ha detto che ci doveva dire una cosa importante a tutte e tre. E Sare, Sare, quando vengo non lo fa, chiamami subito. Uè, forse che buongiorno. Emilia. Caro Don Alberto! Ah, finalmente! Ma si deve aspettare, eh? Ho avuto un po' da fare! Mamma, voi state con lui? Ora siete nostro, no? Tutto vostro! Allora eccoci qua, io, Giulietta e Don Alberto. E chiamo papà. Chiamo Don Gennaro. Ma come io? Ma si fa per dire sbrigatevi, fate presto! Ma che cosa? Diavolo, stiamo aspettando quello che ci dovete dire! Aspettiamo la rivelazione! Importantissima! Ma vabbè, ma guardano poco quanto sono curioso sti film! Allora prestatemi attenzione e statemi a sentire! Dovete sapere che... Ma prima di tutto, volete bene, no? Ecco, ma non ti volimmo bene! Ma Gennaro, ma come si fa a non volervi bene? Voi che siete così buono, così affezionato con tutti. Eppure io, Don Gennaro, perché non siete stati voi che mi avete pigliato in da casa vostra 4 anni fa quando morette papà. E beh, se non ero per voi, mosse per mezza la vita. E come facesse a non voler bene questo bello cuore che ti dite? Ma che c'entra? Era mio dovere prenderti in casa. Io ero tuo zio. Tu poi mi sei stata sempre ubbidiente. Mi sei stata grata, perciò stiamo a parabatte e pace. Don Gennaro, noi però non stiamo a parabatte e pace. Perché i benefici che voi mi avete prodigato, io non li ho cambiati per niente. Io ricordo benissimo che mio padre vi fu debitore. Vostro padre vi salvò da una morte certa. Perciò quello che ho fatto per voi non è niente in confronto a quello che avrei potuto fare per la buon'anima. Papà, andiamo, raccontateci il fatto. Giulie, Emi, donna Bè, sentitemi pure. Dovete sapere che 20 anni fa... Niente di meno, 20 anni fa, zio, no. E allora da essere una cosa lunga stanno. Oh, lungo, corto, e lasciatemi parlare. Un giorno stavamo passeggiando per quel famoso... Signore, ho notato che sta aspettando fuori. Ricella che mi viene, e pigliami un cappello e un bastone. No papà, facete l'aspettare un po' questo nutaro. No, non veniate proprio in modo. Ma che c'entra nutaro? No, no, e non può essere. Devo sbrigare degli affari. E poi volete sapere. Mia sacchella che va già dice. C'entra pure il notaio. Purissimo. Perché è sto nutaro? Ma che c'entra sto nutaro? Meglio, meglio. Adesso accresce la curiosità.
Aspettatemi un po', che come vengo e vi conto un fatto con me giù. Aspettate, mi raccomando. Avete capito? Aspettate! Chi sì, siamo e beh, sono proprio desideroso di sapere cosa tratta, moi. Ma poi io volessi sapere una cosa, mia, ma che c'entra papà Mietza? Io volessi sapere che c'entra sono tu. Ma che cosa è buona ad essere, perché si gennaio siamo tutto all'era, avete visto? Che sta sì. Comunque basta. Ma mentre aspettiamo Don Gennaro, Don Emi, perché non ci regalate un altro pezzo di quelli là vostri? Antica oppure moderna? Ma che differenza fa? Antico moderno, come lo cantate voi, diventa una vera rarità. Grazie. E voi volete troppo adularemi. Giulia, che può fare? Canta una canzone. E quale canzone? Quella che piace tanto a Felicetta. È sempre questo Felicetto Mietza. Noemi, non tengo voglia. E poi ti tengo un po' con la riscaldata. Guarda. Anzi, mo sai che faccio? Me ne vado un po' a rindo, me vado a recitare la camera mia. Quando viene papà, mi chiama. Vi quando apre l'urlo per chi lo don felice. È pure chi la danno zio a gamba. Ma che si è pigliate colla? Perché ve ne dispiace? No. E quello quanti sei non me la dan felice, perciò. Ma perché? Ci fa felice, ci fa l'amore con Don Felice. Ma ci fa l'amore. E come? Chi ne ha così scornuse? E come si è potuto spiegare? E già, chi lo può scorna si tenne fino a un certo punto. Perché quando quello che si va bene, lo piezza e burra, si scorda tutte cose e si manda all'aria. E riuscitemi una cosa. Avete mai capitato su piezza e burra? A me mi è capitata una cosa ancora più bella. E che cosa? Nubiezze greche. Allora, ma non mi ti scuole più. No, è l'angelito. Tu sei quella che mi voglio bene. Tu sei quella che mi hai fatto perdere la pace. O riposo. E mi ti voglio bene. E ti dimostro con che sono. Basta! E non accedete tanto, badate bene che siamo soli. E voi mi mettete nel punto di dire tutto a zio Gennaro. Già. Mi se ne faccio tutta altre opinioni di voi. Per adesso vi prego di uscire. E si va a mano a me, poi. Ah, eh sì, me ne andrò. Eppure mi credeva che dopo 7 mesi di guardate e di sospiri, me ne fossimo accorto che io volevo fare l'amore con voi e che vi volevo sposare. Ma già che mi parlate in questo modo, io me ne vado. E non ci porrò più piede in questa casa. No. Aspettate, venite qua. Ma come? Voi volevi fare amore con me? Ma perché? Non ve ne siete mai accorti? Oh! E chi mi sospira che va faceva? Ma pensavo che soffrivo rai! Soffrivo rai! Ma mi potevo scrivere pure una lettera però, È vero! Ho avuto sempre timore che voi mi avesse rifiutato. Ma mo, ricitami una cosa. Ma voi veramente mi volete bene? Vabbè. Fanno parlare. No, parlamene, mo! Parlamene, mo! Chi stai? No, aspetta! Ricitamella! Oh, aspettate, voi parlate con zio Gennaro. E se si può d'accordo, io sono pronta a sposare. Oh.